Siamo con Simone Saccoccio, ormai uno dei veterani del Little Pirata Sperlonga, per tracciare un primissimo bilancio, Simone, di questa stagione, ovviamente soltanto parziale, manca più di mezza stagione perché siamo alla penultima d'andata ormai che è alle porte, però ecco, un tuo primo giudizio su quest'annata che state disputando. Guarda, stiamo disputando un'annata non come ce l'eravamo prefissata, diciamo, perché stiamo in una posizione di classifica che secondo me non specchia il nostro gioco e la nostra rosa. Cioè, abbiamo preso dei giocatori comunque importanti per una Serie C2 e comunque abbiamo anche fatto un bel gruppo, abbiamo creato un bel gruppo e la squadra comunque è unita e ci sta. Secondo te, da cosa è dipeso quel segmento centrale del girone d'andata in cui avete realizzato soltanto 2 punti in 6 partite? Dopo un avvio che era stato molto buono, adesso c'è stata una ripresa con 2 vittorie nelle ultime 2 gare, però ecco, quella fase centrale vi ha penalizzato molto. Beh, sì, vabbè, gli alti e bassi ci stanno comunque nello sport, ci sono momenti in cui va bene, ti gira bene tutto, momenti in cui va male, magari un piccolo episodio ti manda a monte una partita. Noi comunque cerchiamo sempre di dare il nostro meglio in campo. Piano piano ci riprenderemo, vai. Quindi secondo te non c'è una motivazione principale rispetto alle altre? Guarda, alla fine ti ripeto, nel calcio ci sono alti e bassi, ci sono stati dei momenti un po' sfortunati per noi, ma ecco, l'importante è che in queste ultime 2 partite abbiamo saputo reagire e comunque ci stiamo riprendendo. Va bene, grazie Simone. Grazie. Eccoci con Pasquale Calterio, rientrato da pochissimo in campo dopo un lungo infortunio nell'ultimo match casalingo vinto dal Liber Pirata sul Flora 92. Pasquale, raccontaci un po' le emozioni di questo rientro. Innanzitutto buonasera a tutti quanti, è stato un inizio un po' duro anche perché fisicamente non sto al 100%, però piano piano ci aggreghiamo al resto del gruppo. La tua assenza è stata più volte menzionata nei mesi scorsi per spiegare il rendimento molto altalenante della vostra squadra, da cui ovviamente ci si attendeva, almeno in questo inizio di stagione, sicuramente di più. Sentivi questa responsabilità dell'essere fuori o comunque l'hai vissuta in modo tranquillo? No, assolutamente no, perché anche abbiamo preso comunque giocatori di alta qualità come Di Martino, poi Coppolella, Marco, quindi comunque stavo tranquillo. Sono momenti che succedono durante una stagione, tutto qua. Adesso il peggio per te sembra alle spalle, ricordiamo che l'anno scorso sei stato uno dei migliori, se non il migliore, under 23 della categoria, così come 2 anni fa in Serie C1, quindi la società punta molto su di te. Cosa ti senti di dire da qui a metà aprile, fine aprile? Vedremo. Proseguiamo la rassegna delle interviste qui nella sede bellissima del Little Pirata Sperlonga con l'attuale capitano Alessandro Gionta, anche con te, insomma, possiamo fare una panoramica di quello che è successo, direi non solo quest'anno, ma un po' in generale in questa società. Tu che sei uno di quelli ormai più longevi, anche di più di Saccoccio che abbiamo sentito prima, vorrei da te proprio un parere non solo su questa stagione, ma proprio sull'esperienza, sulla famiglia, sul mondo Little Pirata. Sì, io sono arrivato che quando la società militava in Serie D, ho fatto una seconda parte del campionato con loro e mi sono sentito subito a mio agio, cioè mi è piaciuto vedere che c'erano delle persone che avevano comunque dei progetti ambiziosi, pur partendo dal basso. E l'ambizione è rimasta. Io penso che il bilancio della stagione scorsa è più che positivo. Se fossimo riusciti ad arrivare terzi avremmo fatto proprio il capolavoro, però è un bilancio più che positivo con una squadra totalmente nuova che ha perso un giocatore importante che è appunto il nostro attuale mister e giocatore Massimiliano Triolo. Abbiamo fatto tutto il giro di ritorno senza di lui e nonostante tutto abbiamo fatto un grande girone di ritorno. Penso abbia fatto, non ricordo bene, ma sono quasi sicuro che abbiamo fatto più punti al giro di ritorno che a quello d'andata.
E per quanto riguarda quest'anno, abbiamo passato un periodo abbastanza buio dovuto sia a infortuni sia a un momento a un momento che mentalmente diciamo non era dei migliori, non riuscivamo, sembrava che non riuscivamo a uscire perché sono su 6 partite, 2 punti, vuol dire che è durato 1 mese e mezzo praticamente questo periodo. Però sembra che adesso con queste 2 vittorie che ne stiamo uscendo. E siamo partiti con delle grandi ambizioni, per oggi la classifica ci dice che noi abbiamo perso quasi tutti gli scontri diretti, quindi dobbiamo partire con umiltà e piano piano rialzarci. Non abbiamo ancora detto, Alessandro, precedentemente che comunque la zona playoff dista solo 5 punti, quindi comunque assolutamente non tutto è perduto, a 15 giornate dalla fine sono tante. No, assolutamente, non è che quando ho detto prima sta a significare che noi abbiamo perso di vista i nostri obiettivi, significa farsi un bagno di umiltà, capire che abbiamo vinto solo con quasi tutte le squadre che stavano sotto di noi, quelle che stanno sopra di noi abbiamo o pareggiato o perso. Un po' il paradosso, no? Che nella passata stagione era stato il tallone d'Achille. Esatto, quindi vuol dire che ancora non siamo a livello momentaneamente delle prime tre. E dobbiamo lavorare quest'anno per arrivare a quel livello e cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati all'inizio. Massimiliano Triollo, allenatore del Little Pirata Sperlonga, che ha festeggiato, potremmo dire così, da poco un anno sulla panchina di questa squadra. Facciamo un bilancio non solo di questa prima parte di stagione con te, Massimiliano, ma di questi 12 mesi, ormai 13, che ti vedono sulla panchina del Lidl Pirata, di fatto tutto il 2019, potremmo dire. Quindi raccontaci un po' quest'annata. Buonasera a tutti, Carmine, guarda, è stata un'esperienza, beh, un'esperienza nuova per me, primo anno, difficile, però dai, diciamo che è abbastanza soddisfacente. Potevamo fare meglio sia l'anno scorso che questo inizio di campionato, però sono sicuro che ci riprenderemo e chiuderemo la stagione positivamente. A te che sei l'allenatore, devo fare la stessa domanda che ho fatto poco fa a Saccoccio, ovvero cosa è mancato oppure quali sono state le cause di un rendimento così tanto altalenante, molto bene all'inizio, poi molto male, adesso abbastanza bene, cosa ci dici? Guarda Carmine, purtroppo in una stagione infortuni ci stanno, noi abbiamo qualche giocatore importante fuori, adesso piano piano stanno rientrando, forse questa è la causa di questo inizio di stagione un po' altalenante, però gli alibi se li creano i perdenti, noi dobbiamo continuare su questa strada, sulle ultime partite. Sono convinto che ci riprenderemo e faremo un ottimo finale di stagione, anzi una seconda parte di stagione, perché è ancora lunga. Sicuramente sì, anche perché le carte in regola le avete tutte, poi sono stati adesso presi altri 2 giocatori, Riccardo Fantini e Giovanni Palma, che sicuramente vi potranno dare tanto, non li scopriamo certo noi, Massimiliano, però ecco, se prima, come dici tu, gli alibi non c'erano, ora sono proprio finiti. Sì, sicuramente la società ha fatto un ottimo lavoro anche adesso a dicembre, ci ha preso questi due ottimi giocatori che sicuramente ci daranno una mano, ma niente, io sono fiducioso. Non ti chiedo del Frosinone perché ne abbiamo già parlato con i tuoi giocatori, ma ti faccio una domanda proprio da mister che fino a di fatto un anno fa vestiva solo le vesti di calciatore. Qual è la cosa più difficile? Almeno per te, qual è stata la cosa più difficile nell'adattarsi a questo nuovo ruolo? Allora, è difficile fare gruppo, difficile stare nella mente dei giocatori, non è facile, non è facile, però io ci metto tutta la volontà nel lavorare nel migliore dei modi, cercare di far sentire importanti tutti quanti i giocatori. E niente.
Allora, che dire, buon lavoro mister. Grazie. Abbiamo il piacere di avere i nostri microfoni Alessandro Parisi, gloria del Calcio 11 Fondano e non solo, ma in questa sede quel che più conta, socio fondatore del Little Pirata Sperlonga. E Alessandro, con te, oltre a parlare del campionato che è in corso, vorrei anche fare qualche discorso a livello societario, perché state rilanciando da ormai circa 2 mesi sui social con grande convinzione l'idea di un settore giovanile per il prossimo anno, e molti si chiedono cosa ci sia nella famosa pentola, e vorremmo che tu ce ne parlassi un po'. Beh, noi portiamo avanti il discorso che abbiamo iniziato 3 anni fa, siamo sempre più convinti di questo discorso, anche perché per noi ad oggi è una grossissima vittoria, perché stiamo portando avanti il nostro progetto, che è sempre lo stesso, quello di cercare di crescere, migliorare, e su questo possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti, perché stiamo cercando di programmare la prossima stagione per quanto riguarda anche il settore, che è sempre stato, come tu ben sai, un nostro obiettivo. E ecco, questa è la cosa più importante, che noi comunque vogliamo anche ampliarci, lo stiamo facendo, e andiamo sempre avanti per la nostra strada, convinti più che mai che comunque riusciremo ad migliorarci ancora di più. Sì, ma al di là di questo, che comunque ovviamente è importante e lo testimonia quello che hai fatto, diciamo la cosa più interessante è quella appunto di puntare su qualcosa che ad oggi concretamente non c'è. Ecco, volevo sapere, a livello di compagini, intendete partire con un under 19, un under 21, un under 17, fare più categorie, ecco, qualcosa in più su questo? Allora, noi avevamo in programma di fare, diciamo, tutto il settore giovanile puro, quindi i primi calci, i pulcini, questi così, e poi avevamo anche pensato alla scuola calcio dei portieri. Comunque tutto da vedere, perché noi, se non ci siamo mossi finora, era semplicemente perché ci piace fare le cose organizzate in un certo modo, e se non siamo comunque sicuri, tranquilli di poterlo fare, preferiamo sempre aspettare un po', organizzarci bene e partire col massimo dell'organizzazione, perché a noi piace, diciamo, di solito agire così, ma ti posso assicurare che non... L'idea iniziale è quella di iniziare da un settore giovanile puro. Quindi da, diciamo, le categorie dell'attività di base. Sì, e poi piano piano, come abbiamo sempre fatto finora, aumentare, migliorare anno dopo anno, però sempre facendo un passo alla volta, che finora è sempre stato ciò che ci ha contraddistinto, no? Perché poi tutti vorrebbero fare tanto, vorrebbero fare tutto, però poi... Se non si riesce, si rischia di fare il passo più lungo della gamba. Noi, ti ripeto, siamo io, Tony e Michele, non siamo ancora, diciamo, tantissime persone in questa società. E come società, essendo anche, diciamo, un po' limitati, vogliamo fare le cose fatte bene, senza fare grossi proclami, ma lavorare bene come abbiamo fatto finora. Benissimo. E invece un'ultima domanda te la faccio sulla stagione della squadra, perché tu sei da poco in questo sport a livello... di campionati, però ne hai viste tante in generale, anche negli anni del calcio a 11, di spogliatoi, di squadre, allenatori, te ne intendi, insomma. Che idea ti sei fatto di questo quasi fine girone d'andata, mancano ancora 2 partite, però che idea ti sei fatto di questa stagione dei tuoi? Allora, io, anche se sono, diciamo, un ex giocatore di calcio e comunque alleno calcio, sono un innamorato passionale del futsal, quindi lo seguo con tantissima passione, anche se posso non capirci tanto come te, ad esempio. E l'idea che mi sono fatto quest'anno è che non voglio parlare di sfortuna, perché io personalmente non mi piace parlare di sfortuna, di casualità. Penso che ci sono state delle situazioni che ci hanno sfavorito, però comunque la cosa che mi piace ricordare è che c'è un grosso gruppo che comunque segue il mister e che ci sta dando grossissime soddisfazioni, comunque al di là di quello che può essere la classifica, i risultati, che alla fine possono essere positivi, buoni, ma la soddisfazione più grande noi l'abbiamo sempre quando il martedì e il giovedì vediamo un gruppo di amici che fa parte di una famiglia, che il nostro successo è sempre stato questo, creare una famiglia
E io posso confermare al 100% che noi questa famiglia l'abbiamo ed è veramente la nostra più grande soddisfazione. Poi ti ripeto, nel calcio a 5, in tutti i sport si può vincere, si può perdere. L'importante è andare in campo dando tutto se stessi e comunque allenarsi e cercare di creare un gruppo, perché poi lavorando bene come loro stanno facendo, io penso i risultati poi potranno arrivare. Noi come società cerchiamo di mettercela tutta, quindi anche a dicembre abbiamo fatto degli acquisti proprio per dimostrare ulteriormente che noi non ci soffermiamo alla classifica o ai risultati, cioè noi andiamo sempre avanti cercando di migliorarci sia come società sia come roster. Grazie mille Alessandro e in bocca al lupo per i progetti futuri. Grazie a voi e buon Natale. Daniele Schiappa, presidente del Little Pirata Sperlonga e anima, potremmo dire, principale del sodalizio fondano, che alla sua terza stagione sta ormai entrando in modo saldo nelle dinamiche di questo sport. Dopo 2 anni e mezzo, insomma, in questo ruolo, Michele, avevi già avuto esperienze come giocatore in altre società del comprensorio. Che idea ti sei fatto in generale di questa avventura, ma anche del calcio a 5 in questa zona? Buonasera, buonasera a tutti. Guarda, sì, ho giocato comunque non tantissimo calcio a 5, ho fatto il portiere e ho fatto un pochino di esperienza. Però giustamente questo ruolo è tutt'altra cosa. Non ho mai fatto il dirigente di nessuna società e diciamo questa era la nostra idea di come andava fatta questa società, l'abbiamo costruita così come pensavamo noi, senza guardare gli altri, esattamente quello che volevamo e che pensavamo. E il risultato sembra che stia andando abbastanza bene, stiamo andando avanti per la nostra strada, senza continuando a non guardare gli altri e pensando solo a noi. E credo che solo così si può costruire veramente una squadra, diciamo, di successo, diciamo, e raggiungere obiettivi che uno si prefissa. Ecco, non sono molte le squadre che in Serie C2 investono risorse così importanti, no? In un campionato. Comunque voi avete sempre dimostrato, come ha detto prima anche Alessandro, di non tirarvi indietro, ma di andare avanti dritti per la vostra strada, che è quella comunque di avere delle ambizioni importanti. Come è possibile tutto ciò? Come rendete possibile tutto ciò? Guarda, quello che abbiamo investito durante questi 2 anni e mezzo è sempre perché quando cerchiamo di fare le cose in un determinato modo, giustamente non è che le puoi fare così tanto per fare. Quindi giustamente devi investire e devi crederci fino alla fine. E anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor che ci danno un grandissimo contributo, perché senza di loro comunque non potremmo fare quello che facciamo, assolutamente. Quindi grazie a tutti gli sponsor che insomma ci danno una mano da 3 anni a questa parte. E invece sulla stagione in corso chiedo anche a te, che idea ti sei fatto? È inutile nasconderlo, eravate partiti con grandissime ambizioni, le prime giornate sembravano andare verso questa direzione, poi si è inceppato qualcosa che però ora sta ripartendo. Qual è la tua opinione? Tu che sei sempre lucido ma anche obiettivo nelle analisi. La mia opinione è che a prescindere dall'idea che ti puoi fare di un campionato, prima di affrontarlo tu ci devi mettere il 100% di quello che puoi metterci, però le componenti di un campionato sono talmente tante, come hanno detto i miei soci, dagli infortuni e tutto il resto, che comunque qualcosa può sempre andare storto. L'importante è che comunque uno non si tira indietro, ci crede fino alla fine e in qualsiasi momento la squadra si rimette in piedi e si fanno vittorie e tutto prosegue per il meglio. Va bene, grazie Michele, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie, buona serata a voi.